Cordiale buon pomeriggio d'Agnano. La giornata di corse si apre con una prova per 4 anni sul doppio chilometro. Sono in 17 al via, 8 in prima, 8 in seconda ed 1 in terza. Si va ultimando l'allineamento, c'è un cavallo che non si è allineato affatto. Lo stesso ha fatto anche Diana Italia. Insomma, due sono già out. Sbaglia anche Dirk Angel Fee, parte molto piano Dylan Treb, sbaglia di Frank Breed. In quattro a contendersi il comando, da Dakota dei Greppi attaccata al largo da Dustin Jett e più a largo ancora da Duccio. Dopo 200 metri di gara Dustin Jett va ad attaccare da Dakota dei Greppi. 15-200 iniziali. Sfila a condurre Dustin Jett, adesso rimane di fuori Duccio, nelle prime posizioni anche la favorita Dada del Ronco che subisce l'anticipo di un ardente Diabolic DVS, 29-3 il quarto iniziale. Si arriva al completamento dei primi 600 metri. Si viaggia sul piede dell'1.14,5, muove in terza ruota Dada del Ronco, rompe gli indugi e va ad impegnare i primi. Un gran parziale di Dada del Ronco permette alla figlia di Lorenz del Ronco di sfilare a condurre. Dopo circa 950 metri di gara. Primi 1000 metri ultimati in 1.14,4. Abbandona la seconda pariglia Diabolic DVS e punta in avanti. Raggiunge Dada del Ronco. Ad 800 dalla conclusione Diabolic va a pressare ai lati di Dada del Ronco che sta gestendo un po' con una frazione in 15,5. Diabolic appariglia Dada del Ronco, mette anche la figura davanti. A 600 dalla conclusione, 200 metri in 14,5 consentono a Diabolic DVS di impegnare severamente Dada del Ronco che prova la rivalsa interna, i due seguiti da Dustin Jett. Miglio volato in 1,59, Dada del Ronco rientra completamente a Diabolic, di dentro si avvicina da Coda dei Greppi, si aggiunge alla lotta anche Disney Man. Ingresso in retta d'arrivo, torna in vantaggio Diabolic, sta facendo un numero Diabolic DVS e il diavolo adesso deve gestire il callo peggiore di meccanica sul traguardo. Emerge Dustin Jett nei confronti di Dakota dei Greppi e terza probabilmente Dada del Ronco, dovrebbe essere a tabellone Diabolic DVS. Non è stato messo a tabellone, però è suonato intervento per cui ci penserà poi la giuria a decidere. Sul traguardo Dustin Jett riesce a prevalere, colpo di scena, aveva fatto un numero Diabolic DVS ma è peggiorato di meccanica una volta passato, a 150 conclusivi, ne ha approfittato Dustin Jett che ha preso la meglio proprio in zona traguardo. Rivedete i metri finali, Dustin Jett e Vincenzo Luongo per il training di Raffichiaro prevalgono, mentre Dakota dei Greppi si insinua tra il 10 ed il 13 e prende e raccoglie la seconda moneta. Per il terzo, ripeto, tutto da decidere, ci penserà la giuria, Diabolic è davanti a Dada del Ronco, però ha peggiorato nettamente l'azione nel tratto finale. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.15,2, 1.15,3 sul doppio chilometro per il vincitore Dustin Jett, i colori del signor Gianluca Pino.